Francesco Izzi e Ilario Castagnier, o meglio la buonanotte, visto che siamo nel cuore della notte, per questo Argentina-Bolivia, che hanno iniziato da qualche istante il loro confronto. Grande entusiasmo allo stadio Monumental di Buenos Aires per l'esordio dell'Argentina di Daniel Passarella contro la Bolivia. Ilario Castagnier, grande attesa, un'Argentina che deve riscattare i mondiali e la Coppa America. Sì, il divario tecnico tra le due squadre è sicuramente notevole. Passarella ha poi voluto portare in squadra tutti i migliori giocatori argentini che giocano all'estero, perché si è convinto, secondo me ha ragione, che l'esperienza fatta dai suoi giocatori nel campionato italiano e spagnolo li ha migliorati sul piano tecnico, tattico e psicologico, facendo crescere la loro personalità. Quindi il fatto che l'Argentina giochi in casa stasera darà alla squadra una maggiore aggressività e la spinta del pubblico farà crescere ancora il divario tra le due squadre. Così viene naturale pensare che l'Argentina sarà costantemente in attacco e la Bolivia agirà di rimessa. Argentina che ha iniziato alla sinistra dei vostri teleschermi con la consueta casacca bianco-celeste, i pantaloncini neri, in tenuta verde invece risponde la Bolivia. Come sentite, c'è grandissimo entusiasmo allo stadio Monumental, lo stadio del River Plate, intitolato uno dei grandissimi presidenti, Santiago Liberti, proprio della formazione di Buenos Aires. Andiamo quindi a vedere lo schieramento per questa serata, che si presenta con condizioni ottimali: 22 gradi, sono 70.000 gli spettatori accorsi allo stadio Monumental. La colonia di italiani naturalmente è molto ampia e l'Argentina presenta Passet tra i pali. La linea difensiva è composta, mentre vedete la panchina, da Zanetti numero 4, Ayala con il numero 2, Sensini numero 6 e Chamotto con il numero 3. A centrocampo Simeone numero 8, Almeida numero 5, Hugo Morales numero 11, Ortega con il 10. Poi il duo d'attacco formato da Caniggia numero 7 e Gabriel Batistuta con il numero 9. Dunque grande attesa e gli occhi di tutto il paese puntati su Claudio Paul Caniggia, che rientra in nazionale dopo i dissidi con Daniel Passarella, che a furor di popolo è stato costretto a tornare sui propri passi e quindi a richiamare l'ex giocatore di Roma, Atalanta e Verona per quanto riguarda le squadre italiane, che sta furoreggiando con il Boca Juniors e ha avuto anche la sponsorizzazione di Maradona e addirittura del presidente del paese, Carlos Menem. Risponde la Bolivia con Barrero, Rimba, Oscar Sanchez, Peña, Paraba, Ramos, Valdivieso, Ramiro, Castillo, Echeverri, Tufino e Coimbra. La formazione boliviana, che ha in panchina un tecnico montenegrino, Dusan Drašković, che cerca quindi di riscattare le cocenti delusioni soprattutto al mondiale americano, mentre quarti di finale all'ultima Coppa America. Le due formazioni tra l'altro si sono affrontate proprio nello scorso luglio in quella manifestazione, successo dell'Argentina per 2-1 sulla Bolivia. Sono trascorsi 3 minuti nel primo tempo, 0-0 il risultato, e adesso è la Bolivia che manovra con Rimba il pallone in avanti, si prova sulla destra con Echeverri, eccolo qui Marcus Echeverri, giocatore di grandissimo talento, sicuramente uno dei più attesi, è la stella in assenza dell'altro fuoriclasse di questa squadra, Ervin Platini. Sanchez assente per una recentissima squalifica dovuta a doping, mentre qui vediamo Ramos, l'autore del sinistro, che si è perso abbondantemente sul fondo. Echeverri dà l'idea, vedendolo giocare, di assomigliare un po' al portoghese Futre, giocatore molto abile sul piano tecnico, molto abile palla al piede, molto abile a saltare l'avversario, tutto sinistro, giocatore in grado di concludere e di rifinire. Intanto l'Argentina che manovra sulla destra, Ayala, il giocatore del Napoli, l'affondo e il controllo di Batistuta. Eccolo qui Gabriel Batistuta, il cross ribattuto dalla retroguardia della Bolivia, che libera. Si prosegue ancora con l'Argentina che ha iniziato molto aggressiva. C'è lo scatto di Chamot, il pallone al centro che non raggiunge Caniggia, cerca poi di perfezionare il disimpegno la formazione boliviana.
ma ancora l'Argentina molto aggressiva, la palla che viene ribattuta, poi al limite dell'area Ortega va a terra. Inizio molto aggressivo della squadra di Daniel Pastarella, mentre vedete che sta per complicarsi la vita al portiere Barrero. C'è stato un tiro di sinistro al volo sulla palla uscita dall'area, diciamo non è il suo piede e non è neanche che è un gran tiratore lui, però in questo momento viene fuori un tiro improvviso, tra l'altro che sorprende tutti, anche il portiere che non si aspettava proprio una traiettoria del genere. Intanto stiamo rivedendo la conclusione di sinistro di Chamot, José Antonio Chamot, il giocatore della Lazio inquadrato in questo momento, che ha provato la conclusione. 27 anni per Chamot, alla terza esperienza con una squadra italiana, la Lazio, dopo Pisa e Foggia. Giocatore Ilario che tu conosci molto bene, così come Simeone. Sì, sia Simeone sia Chamot io li ho avuti a Pisa, erano due ragazzini, si può dire, che avevano 20 anni, 21, sono cresciuti molto da allora, però già insomma, si vedeva che avevano delle qualità. Tra l'altro sono diventati punti di forza delle loro squadre di club, la Lazio e l'Atletico Madrid. Attenzione ancora all'Argentina in attacco, il suggerimento troppo profondo per Caniggia, subito lo scatto, vedete, del reprobo che si ripropone questa sera con la maglia della Selezione, e naturalmente c'è grande attesa proprio perché è stato il live motive della vigilia di questa gara. Intanto c'è un fallo commesso da Echeverri, inflessibile il direttore di gara Miguel Sanchez della Federazione Cilena, assegna questo calcio di punizione già battuto con troppa sollecitudine, quindi palla che arriva al portiere Barrero. Vedendo giocare l'Argentina non si può non pensare a Maradona, questo grande giocatore che è stato la bandiera, è stato il giocatore più importante di questa nazionale per tanti anni, e c'è da sperare che questa squadra arrivi ai mondiali in Francia e poi magari che Passarella lo possa portare in panchina e magari fargli fare uno spezzone di partita, magari in una eventuale finale, sarebbe un discorso molto bello. È stato originato intanto uno scambio interessante tra Caniggia e Zanetti, il pallone viene battuto con le mani dallo stesso Zanetti in profondità per Simeone, in aria al destro del capitano, attenzione, poi il tocco di testa da parte di Ortega, Ariel Ortega, che sblocca subito il risultato sulla respinta difettosa del portiere Barrero. Guardate la gioia di Passette, Argentina in vantaggio all'ottavo minuto. L'Argentina è partita subito a razzo e ha messo in difficoltà la Bolivia. Abbiamo visto questa azione creata da Simeone sulla destra su un fallo laterale, e Simeone resiste alla carica, e viene fuori un tiro improvviso sul quale Barrero spinge male, arriva Ortega e di testa mette dentro. Stiamo rivedendo, Ilario, proprio il destro di Simeone, che era piuttosto potente, ma certo Barrero non è sembrato impeccabile nella circostanza. Sì, Barrero sicuramente pensava che Simeone crossasse la palla, invece è venuto fuori un tiro praticamente, che la palla anziché andare verso il centro dell'area è andata verso la porta, per cui Barrero non ha fatto altro che respingere. È stato molto bravo Ortega ad andare a braccare la respinta del portiere e a mettere dentro, non era una palla facile. E dunque sblocca immediatamente il risultato dell'Argentina, sentite il boato del pubblico, i 70.000 dello stadio Monumental che incitano la formazione biancoceleste, mentre c'è un attimo di apprensione, poi Sensini che interviene a sbrogliare la situazione, subisce anche un fallo da Echeverri e c'è il cartellino giallo proprio per il fuoriclasse boliviano. Primo ammonito dell'incontro, mentre rivediamo che aggancia letteralmente da dietro Nestor Sensini, il giocatore del Parma, italianizzato, trentenne, che prima di arrivare all'Udinese e poi al Parma in patria ha giocato nel Newell's Old Boys. Il passaggio di Chamot all'indietro, impostazione di Ortega, in profondità Caniggia, cerca di giocare veloce l'Argentina, si apre il varco per Zanetti, classica incursione dell'interista, Zanetti cerca di andare via, c'è il cross pericolosissimo e all'ultimo Barrero riesce a togliere il pallone dalla testa di Caniggia sul cross di Zanetti.
Bellissima questa azione dal centro, e la squadra ha liberato Zanetti sulla destra. Zanetti ha affondato proprio a mezzo metro dal fondo, è riuscito a mettere questo cross sul secondo palo, molto difficile per Barrero. Il corner già battuto dall'Argentina, il cross di Morales. Dalla parte opposta c'è il destro potente di Batistuta, attenzione, in difficoltà la retroguardia della Bolivia, poi Caniggia non riesce a intercettare la conclusione di Morales, ribattuta, si insiste, la palla che si perde poi sul fondo, applausi del pubblico per questa manovra dell'Argentina. Anche in questo momento abbiamo visto la Bolivia proprio alle corde, abbiamo visto lo stop di Batistuta e gran tiro, grande parata di Barrero e poi Rimba che si salva proprio con una rovesciata incredibile davanti alla porta. Stiamo rivedendo l'azione tambureggiante dell'Argentina, inizio veemente della squadra di Daniel Passarella, vedete Rimba che è costretto alla scivolata in acrobazia per allontanare, nuova minaccia e Argentina padrona assoluta del campo, mentre vedete l'interista Javier Zanetti, uno dei cinque in campo, Abel Balbo invece in panchina. Non si tratta di novità, era una mossa annunciata proprio per il ritorno di Caniggia dopo il mondiale del 94 in America. Abbiamo visto intanto lo scatto di Batistuta che non riesce a intervenire, questa volta chiude Barrero con tempestività e riparte Ramos per la Bolivia del tecnico Dusan Draskovic. Non appare una formazione in grado di impensierire questa Argentina che naturalmente essendo assente dalle qualificazioni per il mondiale francese, il Brasile mira a chiudere al primo posto la lunga cavalcata, pensate 16 partite per squadra con una formula a girone unico, e questa è la novità per il Sud America, 4 posti disponibili dalle qualificazioni che si andranno poi ad aggiungere proprio al Brasile. L'impostazione di Sensini da dietro, Chamot. Lo scambio con Almeida, il passaggio in profondità per Ortega che viene anticipato, quindi cerca di ripartire la Bolivia, c'è il fallo commesso su Coimbra che stiamo rivedendo, l'intervento di Ugo Morales e quindi calcio di punizione già battuto, Echeverri schierato come punta che riesce solo a sfiorare il pallone, quindi riparte ancora l'Argentina con l'inesauribile Zanetti, c'è il nuovo fallo su di lui, va a terra Zanetti e c'è l'intervento quindi dell'arbitro Miguel Sanchez della Federazione Cilena che dirige la partita. Vedete il 22enne Javier Zanetti, giocatore che si sta comportando molto bene nell'Inter, 23 anni il prossimo 10 agosto per Javier Zanetti, nato a Buenos Aires, prima dell'Inter ha giocato nel Talleres e nel Banfield, finora 28 presenze e 2 gol con la maglia nerazzurra. Ma seguiamo Ariel Ortega, un altro giocatore che potrebbe arrivare nel nostro campionato, passaggio per Caniggia che cerca di far proseguire Simeone, si chiudono le maglie difensive questa volta, ma ancora Zanetti di forza che cerca di mantenere in campo il pallone ma non vi riesce. Stiamo rivedendo la scivolata di Zanetti su Rimba, mi sembra Ilario di poter dire che l'inizio dell'Argentina sia stato molto vivace, al di là del gol si è vista subito un'impostazione da parte di Passarella che ha dichiarato nei giorni precedenti la gara di volere una squadra con lo schema e la potenza dell'Under 23, mentre c'è il sinistro di Ariel Ortega che si perde sul fondo, ancora una buona iniziativa del fantasista, si trattava di Morales, è Morales che esplode il suo sinistro, sì, battuto a Barrero ma non trova la porta. Grande giocata di Morales che bracca una respinta fuori dell'area, controlla, salta due avversari e poi di sinistro conclude proprio benissimo fuori di poco. Rivediamo ancora l'Argentina in attacco, vediamo che
la squadra di Passerella attacca con Caniggia, Battistuta, Ortega e poi Simeone si inserisce continuamente sulla destra, Morales si inserisce continuamente sulla sinistra con la spinta continua di Zanetti. Vediamo che praticamente ben 7 giocatori sono costantemente negli ultimi 30 metri del campo. Intanto perde palla nel settore nevralgico Ortega, quindi la Bolivia con Ramiro Castillo che cerca di proporsi, subisce il fallo. Calcio di punizione per i verdi boliviani. Vedete l'inquadratura di Passet da dietro, mentre il solito Echeverri ora che prova la battuta. Echeverri, il pallone sul sinistro, cerca l'incursione, viene fermato ancora in maniera irregolare, quindi un ennesimo calcio di punizione per la squadra boliviana. Come detto, queste due formazioni si sono affrontate in Coppa America, successo dell'Argentina per 2-1 grazie alle reti di Battistuta e Balbo, Angola invece per i boliviani, quindi una sorta di rivincita ravvicinata anche alla luce della manifestazione che Tele Monte Carlo vi ha proposto nel mese di luglio. Echeverri ancora alla battuta, la palla sul sinistro, posizione centrale, tocca invece per Paraba che conquista per la Bolivia un calcio d'angolo, quindi si riprenderà con una traiettoria dalla bandierina mentre il portiere Passer cerca di dare ordine ai propri uomini. Il corner di Echeverri, il pallone che viene allontanato, poi Ortega di Potenza va via con grande abilità, Ortega, il contropiede dell'Argentina, Caniggia, si ferma Caniggia, cerca la collaborazione al limite dell'area, non filtra la sfera per Battistuta, c'è un intervento irregolare di Ramos su Simeone, calcio di punizione per la Selección dal limite dell'area, dunque ancora una chance offensiva per gli uomini di Passerella e vedete che arriva anche Nestor Senzini, stiamo vedendo l'azione di Simeone, questa sera capitano, che non è riuscito però a servire Gabriel Battistuta. Due debuttanti, Matias Almeida il numero 5 e Ugo Morales numero 11, rispettivamente 22 anni e 21, vengono dalla selezione under 23 che ha conquistato in febbraio il passaporto per Atlanta. La posizione di questa punizione è sicuramente favorevole, abbiamo visto tutti i giocatori bloccare, attenzione Battistuta, il palo, poi non riesce a trattenere Barrera, arriva Ortega per il raddoppio, ancora lui, 2-0 per l'Argentina al 18esimo, doppietta di Ariel Ortega. Molto bella questa punizione di Battistuta, grande tiro e Barrero fa quello che può perché la palla era violentissima e molto precisa, e c'è da dire che Ortega stasera ha visto premiato questa sua intuizione, questo andare a braccare la respinta del portiere. Rivediamo il tiro, grande parata di Barrero che anziché respingere lateralmente non fa altro che respingere davanti, arriva Ortega e rimette dentro. Vediamo il grande tiro, tra l'altro con la confusione che c'era davanti, il portiere vede arrivare la palla all'ultimo momento, non può che respingere proprio come può, la palla resta lì davanti, arriva e Ortega e firma il 2-0. Ottimo nello scatto il giocatore del River Plate, lo vedete inquadrato in questo momento, quindi una sua doppietta ha portato in vantaggio la formazione dell'Argentina che adesso conduce sulla Bolivia in questo esordio per le qualificazioni al mondiale francese del 98, gara che vi stiamo trasmettendo in diretta, che potranno vedere anche domani sera gli amici di Video Music. Dunque emozioni per questo incontro nel cuore della notte, un'Argentina che ci sta scaldando davvero, Ilario, nel migliore dei modi, inizio veemente per la squadra di Daniel Passarella, c'è anche una grande carica di orgoglio per questa formazione che vuole a livello sudamericano rinverdire i fasti, la tradizione, non essendoci nemmeno il Brasile, dopo che
viene da un mondiale che è finito, come sappiamo, con la vicenda Maradona in particolare. La squadra allora affidata ad Alfio Basile, uscita negli ottavi per mano della Romania 3-2, e poi a luglio in Coppa America eliminazione proprio con il Brasile nei quarti 6-4 ai rigori, con un gol molto discusso con fallo di mano. Un'Argentina quindi che vuole risorgere nel migliore dei modi e che propone questo Caniggia al rientro dopo due anni. Sì, tra l'altro questa è una squadra che è molto abile quando attacca, e bisogna semmai verificarne l'efficienza quando viene attaccata. Ora la partita la sta facendo l'Argentina, come dicevo poc'anzi ci sono 7 giocatori sempre in funzione dell'attacco, inserimenti alternati dei centrocampisti che hanno frastornato praticamente la difesa della Bolivia, e quindi poi scioccati i boliviani dall'1-2 fatto in questi primi minuti, è chiaro che la partita sembra ormai già finita. Una Bolivia incapace di reagire, vedete che il pressing asfissiante adesso è Ayala degli argentini, non dà tregua, il tocco di Simeone per Zanetti, ancora Zanetti nella sua caratteristica progressione, guardate il duello di forza con Ramos che lo mette a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Echeverri cerca di andare via con la sua classe, Echeverri salta due uomini, poi viene fermato dalla grinta di Ayala, il giocatore che milita nel campionato americano, nella Major League Soccer, nella squadra di Washington DC United, mentre si alza Daniel Passarella. Guardate la grinta di questo condottiero in campo come sulla panchina, Daniel Passarella che guida la selezione dal settembre del 94. Si prosegue ancora, Ortega, il pallone filtrante per Battistuta, il destro ribattuto, attenzione, si impenna la sfera e poi Barrero dà ancora una volta dimostrazione della scarsa tranquillità regalando un corner ai biancocelesti. Rivediamo Ilario. Sì, arriva sta palla deviata, è avvelenata sta palla, però mi pare che il giocatore tenta una parata goffa e il portiere sembra in grave difficoltà. Sicuramente si sente un po' forse colpevole anche per aver respinto i due palloni che poi sono stati ributtati in rete dai giocatori dell'Argentina, e quindi anche lui è in crisi sicuramente. Tutt'altro quindi che impeccabile Barrero, l'abbiamo visto anche in questa circostanza, mentre si prosegue con il cross da parte di Ugo Morales e questa volta trattiene Barrero, non si lascia sorprendere, rimette in gioco il numero 1. Il controllo difettoso di Coimbra, poi l'impostazione difensiva con Sanchez. Valdivieso, Rimba in avanti, ancora Coimbra che viene fermato irregolarmente, già battuto il calcio di punizione. Intanto vediamo che si perde direttamente alle spalle del portiere Passet la conclusione di Ramos, giocatore che vedete inquadrato in questo momento. Già ripreso il gioco da parte degli argentini, il tocco è stato di Ortega per Chamotte, verticalizza il laziale, ha cercato scatto di Caniggia che sembra ben ispirato. Caniggia mette al centro il pallone per Ortega, ribatte Rimba, cerca di chiudersi la retroguardia della Bolivia ma perde subito palla, ancora lo scatto di Caniggia, attenzione al limite, Caniggia non riesce a dare all'indietro per Battistuta, si prosegue con l'anticipo di Chamot, poi la conclusione di Almeida, ribattuta, tentativo di pressing di Almeida e vedete che gli spazi sono davvero ermetici, la Bolivia per il momento non si è vista, Ilario, e mi sembra che il tema dominante sia proprio questo del pressing continuo dell'Argentina, mentre si alza Dusan Raskovic montenegrino che da 6 mesi allena la Bolivia al posto di Lopez, lo spagnolo già secondo di Azcorta al mondiale americano. Attenzione, questa volta però c'è la minaccia concreta da parte
della Bolivia con il solito Ramos che si era inserito in un corridoio libero. Buono il varco per lui, non altrettanto il sinistro. Sì, in questo caso abbiamo visto la difesa dell'Argentina sbandare. Zanetti era sicuramente fuori posizione, arriva a recuperare all'ultimo momento e costringe Ramos a calciare con l'esterno sinistro e a sbagliare clamorosamente la palla del 2-1. Controllo di Peña che però consegna la palla all'avversario. Morales, Batistuta, non riesce a passare il diretto avversario, poi Morales in ritardo sul pressing. Coimbra va a terra, Sensini addirittura, guardate il pressing alto degli argentini, così come vuole Passarella. Coimbra allarga il gioco per Ramos, libero sulla sinistra, non riesce l'1-2. Batistuta fermato, poi da dietro Sensini per Morales, uno dei due debuttanti. Caniggia, tre uomini su Caniggia. Eceverri riesce a controllare. Eceverri, poi si muove la difesa boliviana con Rimba, il tocco ancora per Eceverri. È fuori dubbio che Passarella ha dato ai suoi l'ordine di aggredire subito gli avversari, di non farli ragionare e di metterli subito in difficoltà. Noi vediamo che ogni qualvolta un giocatore boliviano entra in possesso di palla è subito aggredito da uno o due argentini che entrano subito in possesso di palla, e sicuramente questa Argentina gioca, si può dire, all'europea. Passarella ha imparato molto dalle squadre italiane, dalle squadre europee, perché una squadra schierata a zona così, con il pressing che fa stasera l'Argentina, non è una squadra solida sudamericana, ma è una squadra che tecnicamente è sudamericana ma che tatticamente è europea. Intanto riparte ancora l'Argentina, questa volta sulla destra Simeone per Zanetti. Cerca lo spazio l'interista, lo trova in avanti per Ortega, due uomini su di lui, già due reti per Ortega. Argentina quindi che è in vantaggio per 2-0. Non poteva esserci inizio migliore per questo lungo viaggio che dovrebbe portare al mondiale francese del 98. Simeone servito da Zanetti, capitano stasera il giocatore dell'Atletico Madrid, grande stagione per lui in Spagna, già 10 gol all'attivo Ilario, e noi ne abbiamo spesso decantate le lodi proprio per la stagione di altissimo livello del tuo ex giocatore. In effetti Simeone insieme a Chamot li conosci particolarmente bene per averli allenati nel periodo pisano. Sì, tra l'altro abbiamo anche più volte detto come Simeone sia cresciuto tantissimo, e per chi cerca un giocatore che fa pressing a tutto campo, che sia un giocatore che si inserisca continuamente nell'area avversaria e che dia una scorrevolezza di gioco alla squadra, Simeone è un giocatore ideale. Per cui se qualche squadra avesse bisogno di un giocatore con queste caratteristiche, sicuramente a mio parere Simeone è il giocatore che forse più di tutti si avvicina a Cerezo come qualità. Intanto Peña che è riuscito a liberare, si prosegue ora con la Bolivia in avanti. Castillo che ha allargato il gioco sulla sinistra, riceve Paraba, non ci sono sbocchi per la manovra, ancora Coimbra, perde palla e quindi riparte rapidissima la formazione di Passarella con Caniggia a centrocampo. È la volta di Ortega, il pallone in profondità per lo scatto di Almeida, anzi è Zanetti che scivola, non riesce a mettere al centro un pallone pulito per Batistuta. Zanetti depositario della fascia destra e quindi riparte la Bolivia sotto ritmo. Viene anticipato il capitano Rimba, attenzione, limite dell'area, c'è la possibilità per Batistuta, il suo spunto e poi la conclusione sul fondo. Grande grinta da parte di Batistuta che insegue questa sera il gol numero 34 per eguagliare Maradona.
Sì, Battistuta ha ricevuto la palla da Morales da sinistra, si inserisce in mezzo a 4-5 avversari, riesce a calciare di sinistro ma ha ostacolato e la palla va alta. Intanto vediamo che il portiere Barrero rimette in gioco il suo sinistro lungo, ma direi, Ilario, che in effetti l'Argentina fino a questo momento sta giocando molto bene, inizio vivace e non c'è tregua, quindi dovranno anche stare attenti da un certo punto di vista gli uomini di Daniel Passarella a dosare le energie. Ma sono determinati, aggressivi, sicuri, sicuramente si sentono molto più forti degli avversari, giocano in casa e quindi praticamente questa carica agonistica viene naturale. Quello che mi sorprende è proprio la fragilità della difesa boliviana, che ogni volta che c'è un affondo di un giocatore argentino si crea praticamente una palla gol. Intanto è finito a terra Diego Simeone, un calcio di punizione guadagnato dal capitano. Vediamo la scivolata di Paraba. Cioè, anche questo intervento, questo fallo fatto da Paraba sta a dimostrare una mancanza di tranquillità, di serenità, perché questi giocatori sanno che una punizione fatta in questo punto del campo, a 3-4 metri dai 16 metri, diventa praticamente un'occasione da gol. Cioè, abbiamo visto che il secondo gol è nato in seguito a un calcio di punizione calciato da Battistuta da quella posizione. Ora rivediamo Battistuta ancora. Il destro, che però non trova lo specchio della porta di Battistuta, ha provato il centravanti della Fiorentina a battere direttamente verso Barrero. Rivediamo. Sì, cerca di aggirare la barriera ma colpisce sotto e la palla si alza passando un metro sopra la traversa. Primo piano per Gabriel Omar Battistuta, 27 anni, la quinta stagione con la maglia della Fiorentina quest'anno, 28 presenze, 18 gol, 2 rigori per il centravanti viola a Firenze. In totale, pensate, 117 presenze e 71 reti in Argentina prima dell'avventura italiana. Newell's e River e Boca Juniors le sue formazioni, mentre Chamot serve un buon pallone a Caniggia, scatta in posizione regolare, cerca di chiuderlo, rimba Caniggia, il destro ribattuto da Peña, si prosegue ancora, conclusione però che si perde alle spalle di Barrero. Ha tentato il capitano Simeone, applausi del pubblico al Monumental. Sì, praticamente non c'è partita, si vede che ogni volta che il giocatore argentino prende la palla, ora vediamo Simeone cercare un colpo lezioso, però colpisce troppo sotto la palla che finisce molto alta. Ecco, si vede la differenza di valori tra le due squadre. Ogni volta che c'è un uno contro uno, il giocatore argentino salta nettamente l'avversario, mettendo quindi poi in crisi tutta la difesa. Tufino per Paraba, fermato dall'intervento di Almeida, uno dei due debuttanti, lo vedete il numero 5. Si riparte con Tufino, all'indietro per il portiere Barrero, i fischi del pubblico, Barrero che allontana, cerca e trova Valdivieso. Ora la Bolivia vuole guadagnare qualche metro di campo. Echeverri, non ci sono soluzioni, aspetta la sovrapposizione di un compagno, ecco che arriva Ramos, ne viene fuori una specie di tiro errato e quindi poi l'Argentina che può allontanare, non controlla Ortega, Caniggia, elegante il suo aggancio, ancora Caniggia che in effetti ci sembra molto tonico questa sera. Il lancio da parte di Morales lungo per Battistuta, mentre vediamo Ortega, ottimo il suo primo tempo. Chamot in due tempi riesce a fermare Ramiro Castillo, poi arriva Rimba, il passaggio del capitano e poi la conclusione completamente sbagliata di Valdivieso, che rivediamo. Inquadrato in primo piano Valdivieso, Julio Cesar Valdivieso Rico, 25enne, 1,80 per 76 kg, gioca nel Bolivar ma ha militato anche in Argentina nel Newell's. 34 minuti di gioco, Argentina 2 Bolivia 0, la doppietta di Ariel Ortega è l'esordio per il Sud America
delle qualificazioni al mondiale francese, partita che vi stiamo trasmettendo in diretta, amici della notte, ma che verrà replicata anche su Video Music. Un'Argentina che in effetti ci sta regalando emozioni e gioco frizzante. Sì, in questo momento la squadra di Passerella si è presa, diciamo, i 5 minuti di recupero, di respiro, perché ha fatto veramente una mezz'ora alla grande, aggredendo continuamente gli avversari in tutte le parti del campo, mettendo in seria difficoltà i giocatori della Bolivia. Hanno fatto 2 gol, potevano farne forse altri 2. In questo momento stanno respirando. Ha perso palla Caniggia, il contropiede di Echeverri, il pallone che viene messo in fallo laterale, e noi ci fermiamo per 5 secondi. Vigorsol ti dà la sicurezza di un alito fresco. L'intervento scivolato è stato di Almeida, mentre di parte Tufino. Lo scambio ancora con Echeverri, che sembra comunque piuttosto isolato. Il tocco per Tufino, lascia scorrere il pallone Valdivieso. Paraba, il tocco di Ramiro Castillo, ancora Ramiro Castillo, lo ferma Chamot, e ancora una piccola pausa per noi. Fino, prova al destro, la deviazione, stava per mettere in crisi Passette, che comunque è sembrato essere sulla traiettoria, e vedete l'autore del destro, Tufino. È un gran tiro improvviso, tra l'altro, e ne è venuta fuori una deviazione sicuramente molto pericolosa, che se fosse stata sullo specchio della porta avrebbe creato guai al portiere Passé. Il corner per la Bolivia, dalla bandierina Ramiro Castillo, mentre vedete Chamotti in aria con Valdivieso. La traiettoria direttamente su Passette, che non si lascia sorprendere ancora dalla bandierina, la Bolivia con Ramiro Castillo. Ha calciato Castillo, ha calciato questo corner molto tagliato, proprio a cercare direttamente la porta, e ha messo in difficoltà i difensori argentini. Piccola apprensione nella retroguardia biancoceleste, va a terra Batistuta, che era retrocesso al limite dell'area per dar manforte ai propri compagni, quindi si riprende con un calcio di punizione giustamente decretato dall'arbitro Sanchez. Stiamo rivedendo l'intervento di Coimbra sul centravanti Viola, mentre questo invece è il corner di Ramiro Castillo direttamente sul portiere Passette. 37esimo, in vantaggio di 2 reti l'Argentina, doppietta di Ariel Ortega, giocatore nel mirino di molti club, non ultimo a Napoli, mentre c'è la finezza di petto di Batistuta proprio per Ariel Ortega, il 22enne fantasista. Zanetti in area, non trova lo spunto per superare Peña. Si riparte quindi con la Bolivia, troppo lungo l'assist per Ramiro Castillo. Zanetti, Almeida. C'è da vedere tatticamente come è, diciamo, saggio, equilibrato questo Almeida, e ogni volta che Zanetti spinge sulla destra, che fino a questo momento Zanetti l'abbiamo visto più in attacco che in difesa, c'è Almeida che lo copre, e è un giocatore che fa pendolo avanti alla difesa per dare sicuramente equilibrio al reparto, perché a turno spingono tutti e quindi ci vuole un giocatore che resti lì. In effetti sta impressionando per la sagacia tattica, nonostante la giovane età. Almeida ha 22 anni, gioca nel River Plate, è al debutto questa sera insieme a Hugo Morales, direi più che soddisfacente per la prima frazione di gara. Intanto si propone il capitano Simeone, buono il pallone filtrante per Caniggia, 2 uomini su di lui, Caniggia cerca lo spunto, lo ferma in scivolata Oscar Sanchez, pallone in fallo laterale, 5 secondi per noi. Pirelli P6000, controllo assoluto. Si porta in avanti José Antonio Chamotti, il corner di Ortega, la traiettoria bassa, allontana Tufino, si prosegue ancora con Ortega, la conclusione sicuro in questa circostanza Barrero, e in effetti dobbiamo dire a Ilario che c'è la complicità dell'estremo difensore sulle 2 segnature della selezione. Sì, però diciamo che i giocatori argentini sono sempre arrivati a tirare
con una certa facilità, perché secondo me la difesa della Bolivia sbaglia perché è aggressiva ma in ritardo, non riescono mai ad anticipare gli attaccanti argentini, vanno a pressarli con una certa cattiveria quando questi entrano in possesso di palla e spesso poi commettono il fallo. Paraba, Valdivieso non riesce alla finezza, ne approfitta Ugo Morales, Caniggia in profondità, Battistuta in area, Battistuta, l'intervento dell'arbitro per il fallo, vedete Battistuta che era riuscito a proporsi, ma c'è probabilmente la segnalazione per la posizione di fuorigioco di Battistuta. E la palla a Battistuta gliela data con un pizzico di ritardo proprio, l'avesse data con una battuta d'anticipo Battistuta sarebbe andato solo davanti al portiere, cioè ha aspettato a dargli sta palla e Battistuta è finito in fuorigioco. Ancora Battistuta che viene anticipato, riconquista un buon pallone Ortega, poi Simeone, Ortega, c'è Zanetti al suo fianco, preferisce dare a Caniggia, il controllo di Caniggia e sembra davvero tornato agli splendori di un tempo Ugo Morales, cerca di superare Rimba, Ciamotte in sovrapposizione, Caniggia sfiora, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, in ritardo poi Battistuta, ma si prosegue, gli applausi del pubblico, Ortega che subisce il fallo, calcio di punizione per la Selezion dopo questo intervento di Paraba. Anche questa manovra molto bella sulla sinistra, è stato liberato Chamo, perfetto il cross sul primo palo, Caniggia non riesce a indirizzare la palla verso la porta, riesce solo a spizzicarla e questo toccare la palla manda fuori tempo anche Battistuta. Intanto stiamo rivedendo il fallo di Paraba su Ortega, uno dei migliori nei primi 45 minuti di gioco, 4 minuti al termine, la punizione di Ortega a girare troppo lunga, scavalca Caniggia, poi dall'altra parte Ugo Morales di forza riconquista il pallone, Morales in area, Morales cerca l'uno contro uno, forse esagerato in questa circostanza, c'era Caniggia al suo fianco, però si prosegue all'indietro, Zanetti lascia sul posto Eceverri, Zanetti la sua progressione, Battistuta il triangolo, Zanetti, guardate la potenza deflagrante e poi Zanetti riesce a guadagnare sull'intervento di Paraba un corner, ma forse non è dello stesso avviso l'arbitro, ci sembrava Ilario di aver visto la deviazione del difensore boliviano, rivediamo comunque lo scatto di Zanetti. Sì, intanto è impressionante questa progressione di Zanetti, sì, anche io ho avuto l'impressione che il rimpallo fosse stato favorevole all'argentino, quindi poteva dare il calcio d'angolo, cioè è proprio impressionante vedere come questi giocatori argentini aggrediscano avversari e palla e siano sempre in quarta o quinta marcia, non hanno praticamente quasi mai smesso di correre, sono in grande condizione. Eceverri prova il cross, Bolivia che si fa viva in chiusura di tempo e c'è il gol con cui accorcia le distanze, la Bolivia si fa sorprendere in questa circostanza, la retroguardia dell'Argentina e vedete i tifosi al Monumental che esultano sulla conclusione di Valdivieso, il 2-1 al 42esimo. L'azione bella sulla sinistra di Eceverri, il cross, la respinta di Ayala, arriva Valdivieso, riesce a tenere bassa la palla e fulmina praticamente è Chamo che respinge, però la palla viene aggredita proprio da Valdivieso che riesce a tenere bassa la palla e a fulminare Passé. La rete quindi di Julio César Valdivieso Rico che riapre l'incontro. Il giocatore del Bolivar ha trovato il destro giusto proprio in chiusura di tempo, un'Argentina che ha avuto diverse opportunità per rimpinguare il risultato e adesso la rete con cui accorcia a distanza la formazione boliviana sicuramente rende ancora più interessante questo match che vi stiamo proponendo, amici della notte, in diretta dallo stadio Monumental del River Plate a Buenos Aires. Gara d'esordio delle qualificazioni per il mondiale francese del 98, Argentina 2, Bolivia 1, 2 minuti al termine della prima frazione di gara. Il tocco da parte di Coimbra, il pallone filtrante per Caniggia di Ugo Morales, con i piedi allontana Barrero, il controllo di Morales, poi qualche problema da parte di Simeone, si inserisce Ayala, Zanetti cerca di mettere ordine adesso la retroguardia con Sensini per Chamotte,
è la volta di Ortega, il lancio di Ortega per Caniggia, controllo aereo di Caniggia, va via bene tra due uomini Caniggia, ancora Ortega, il fantasista, subisce il fallo, calcio di punizione, pausa per noi. GT Auto Alarm, la sicurezza blindata. Abbiamo rivisto l'intervento di Coimbra, mentre Caniggia non riesce ad anticipare Tufino, il disimpegno proprio di Tufino. Chamot riconquista ancora un pallone, sta per scoccare il 45esimo, il cross di Ortega a cercare Batistuta, scivola, il pallone si spegne sul fondo, fischi del pubblico, ancora piccola pausa. Parti subito, perché chi è Lion vince per forza! E vediamo, inquadrato dalla regia, Gabriel Batistuta sta cercando con molta ostinazione il gol numero 34, Ilario. Forse qui è lui stesso che si appoggia sul difensore, mi sembrava ci fossero gli estremi per l'intervento arbitrale. Sì, infatti non mi sembra che ci sia fallo, è un giocatore che vive per il gol, si vede con quanto accanimento lo cerchi e in quale difficoltà mette gli avversari ogni volta che entra in possesso di palla. Qui vediamo la difesa dell'Argentina sbandare con una respinta goffa di piede di Passé. Chiaramente i portieri non sono ancora allenati a giocare coi piedi, dovrebbero fare il muro più spesso, anche in Sud America dove di solito sono bravi anche sul piano tecnico anche i portieri. Qualche amnesia di troppo dunque in questa chiusura di tempo per la squadra di Daniel Passarella, che ha subito al 42esimo il 2-1, che può riaprire l'incontro. Intanto c'è il corner per i boliviani, vedete Simeone con Oscar Sanchez, proprio Oscar Sanchez che va a terra di forza, Sensini riesce a guadagnare la sfera e poi una conclusione velleitaria da parte di Tufino, che ha provato il sinistro verso Passetta. Abbiamo visto come questo motivo di andare a braccare le respinte della difesa sia importante per i giocatori della Bolivia. Anche adesso abbiamo visto Tufino andare a tirare al volo un pallone respinto da Simeone. Oltretutto poi vorrei dire un'altra cosa, la spinta sulla sinistra di Echeverri e Ramos ha messo spesso in difficoltà Zanetti, perché Zanetti secondo me va sempre sulla destra e va troppo spesso, dovrebbe probabilmente forse far meno inserimenti, riposare di più, così sarebbe più fresco poi nel momento in cui c'è da contrastare, perché c'è da dire che i veri pericoli della Bolivia li ha costruiti quasi tutti sulla sinistra. E allora Ilario, potremo proseguire dopo la pubblicità con queste interessantissime considerazioni, mentre le due squadre lasciano il terreno di gioco sul punteggio di 2-1 in favore dell'Argentina. Gli applausi del pubblico, primo tempo amici della notte che sicuramente ci ha regalato emozioni. Adesso pausa e poi di nuovo insieme per i migliori momenti, vi aspettiamo. Scusate la fretta, ma stiamo preparando una puntata speciale di Gala Gol con immagini spettacolari, ospiti prestigiosi, dati in esclusiva sul calcio. Intanto ringraziamo Euroflora che ci ha aiutato a dare un tocco di gentilezza al calcio. Vi ricordo che fino a domenica a Genova potrete visitare questo autentico paradiso floreale. Insomma, Gala Gol ed Euroflora, due appuntamenti da non mancare. Venere è nata qui, a Cipro, in questo mare. E da allora la bellezza non ha più lasciato l'isola. Cipro. Mare, amore, fantasia. Mapei vince con Mapechem. Il massetto per la posa dei pavimenti che asciuga in sole 24 ore. Mapechem. Veloce, forte, sicuro. Mapechem, per guadagnare tempo. Mapei, vittoria sicura. Mark Knopfler. La chitarra, la voce, il suono dei Dire Straits. Golden Heart. Il nuovo album di Mark Knopfler. Il cuore dei Dire Straits batte ancora.
La grande musica in compact disc in regalo a chi compra avvenimenti. Mozart, Prokofiev, Ravel, Tchaikovsky. La grande musica in collezione in regalo con avvenimenti in edicola. Clio Nouvelle, ho tutto, ho Clio. Laguna 16 valvole 140 cavalli, non solo per chi guida. Monumental di Buenos Aires, gremito da 70.000 spettatori. Siamo nell'intervallo, un primo tempo davvero piacevole, risultato di 2-1 in favore dell'Argentina, la doppietta di Ortega e poi il gol al 42esimo di Valdivieso. Ma andiamo Ilario Castagnera a rivedere le azioni più importanti. Subito il primo gol, il tiro di Zanetti non trattiene Barrero e Ortega lo brucia. Sì, abbiamo visto Simeone inserirsi sulla destra, tenta un tiro che poteva magari essere anche un cross, respinge male il portiere Barrero e Ortega mette dentro. E quindi l'1-0 per l'Argentina che inizia davvero bene. Battistuta la conclusione, vediamo il salvataggio sulla linea da parte di Rimba, si prosegue ancora con l'Argentina in avanti, poi il destro sul fondo non trova lo specchio della porta Ortega e questo è il portiere Barrero. Nuovamente l'Argentina, la conclusione di Ortega, gran primo tempo il suo, direi che ha fatto vedere l'estro, nella circostanza è stato però il debuttante Morales a provare la conclusione. Sì, si è inserito molto bene Morales dribblando due avversari e poi ha tirato fuori di poco. Questa è la punizione di Battistuta che non trattiene Barrero, arriva Ortega e ancora per la seconda volta manda il pallone alle spalle del portiere. Beh, il tiro di Battistuta è impossibile da tenere per il portiere che sbaglia a respingere davanti, avrebbe dovuto scappeggiarlo in calcio d'angolo, invece la respinta ha favorito Ortega che ha siglato il secondo gol. Una delle poche incursioni della Bolivia, la palla da Coimbra a Ramos che ha il corridoio giusto ma sbaglia incredibilmente il sinistro. Sì, in questa occasione si vede la difesa dell'Argentina sbandare, arriva Ramos e conclude fuori. Prosegue l'Argentina che potrebbe triplicare il sinistro di Battistuta, questa volta è davvero impreciso. Battistuta che cerca la rete numero 34. La Bolivia che prova con la conclusione deviata di Valdivieso, è però un campanello d'allarme. C'è il cross di Coimbra su corner che mette in crisi il portiere Passet. Poi Echeverri, il suo corner, il suo traversone, arriva di prima intenzione Valdivieso e firma il 2-1 al 42esimo. È molto bello questo cross di Echeverri, respinge come Pochamot, bracca la palla a Valdivieso e riesce a tenere proprio la palla a pelo d'erba e diventa imprendibile per il portiere. Avete visto che Passetta non può far altro che toccare, il pallone si smorza solo in fondo alla rete, arriva il fischio di chiusura, si va quindi al riposo. Come abbiamo detto sul 2-1 erano le azioni principali della prima frazione di gioco, adesso ancora pausa e poi di nuovo insieme in diretta per la ripresa, tutta da seguire, amici della notte. Successo? Comincia in edicola con strumenti e tecniche di management, la nuova collana che rivoluziona il metodo di apprendimento delle tecniche manageriali. Strumenti e tecniche di management a sole 14.000 lire da Jackson Libri. Laguna 16 valvole 140 cavalli, non solo per chi guida. Venere è nata qui a Cipro, in questo mare. E da allora la bellezza non ha più lasciato l'isola. Cipro. Mare, amore, fantasia.
Sony Super Trinitron Wide. Il più grande spettacolo davvero. Oggi il cuore può scegliere cornetto e nuovo cornetto al cioccolato. Da Algida. Vieni, vieni a sederti su di me per il resto dei tuoi giorni. Con me potrai fare per sempre a meno di camminare, correre, saltare, ballare. Guardami, non sono una malattia, sono un caso del destino. Ma niente scherzi. Non sarai per caso uno di quelli che aiutano l'associazione per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Argentina-Bolivia, in collaborazione con... Vigorsol ti dà la sicurezza di un alito fresco. Ed eccoci di nuovo insieme, le immagini in diretta dallo stadio Monumental di Buenos Aires. Si attende il ritorno in campo di Argentina e Bolivia, che hanno chiuso sul 2-1 il primo tempo. Risultato Ilario Castagner, che va stretto alla squadra di Daniel Passarella. Ha riaperto la partita a Valdivieso al 42esimo, ma in effetti Batistuta e Soci potevano rimpinguare il bottino. Un'Argentina però che ci è piaciuta, e direi che stanno funzionando anche i due debuttanti. Almeida a protezione della difesa nel ruolo di centromediano metodista, playmaker se preferite, e Morales sulla sinistra con Ariel Ortega, che praticamente compone insieme a Batistuta e Caniggia una sorta di tridente. Sì, mentre rivediamo il primo gol segnato da Ortega, ecco, possiamo dire che ci è piaciuta l'Argentina in fase d'attacco, una squadra molto pericolosa con giocatori che si inserivano a turno, la manovra molto spaziosa, ariosa, con cross fatti dall'esterno, e inserimenti continui a sorpresa di Ortega, di Morales, di Simeone. Rivediamo ancora proprio il gol, Simeone che tenta un tiro per sorprendere Barrero, ci riesce, sulla respinta di Barrero si precipita Ortega, di testa mette dentro. E però ecco, diciamo che dopo 30 minuti praticamente di gioco aggressivo da parte dell'Argentina, nei quali l'Argentina aveva ottenuto il doppio vantaggio, c'è stato un ritorno della Bolivia, anche perché l'Argentina aveva praticamente tirato un po' i remi in barca, aveva respirato un pochino, e è venuto questo gol che sicuramente premia un po' il coraggio della Bolivia, ma mi pare che questo risultato sia un po' stretto all'Argentina. Secondo me forse un 3-1 avrebbe rispecchiato meglio i valori in campo, un punteggio più ampio come abbiamo detto, quindi avrebbe premiato gli sforzi ma anche una buona disposizione tattica oltre al ritmo della squadra di Daniel Passarella, che soprattutto nei primi 20 minuti ha giocato alla grande con padronanza del campo. La Bolivia non è esistita, poi ha trovato questo gol in chiusura di tempo, una Bolivia che naturalmente sul piano tecnico è notevolmente inferiore. Abbiamo anche ricordato all'inizio della nostra telecronaca in diretta da Buenos Aires che manca l'elemento più rappresentativo, Ervin Platini Sanchez, il giocatore che milita nel Portogallo, nel Boavista per la precisione, squalificato 3 giorni fa dalla FIFA per doping e quindi non presente a questo esordio nelle qualificazioni mondiali con la sua Bolivia, mentre è arrivato, anche se all'ultimo momento, il Diablo, vale a dire Marco Antonio Echeverri, direttamente dagli Stati Uniti, dove gioca nella Major League Soccer con i DC United, formazione sconfitta 1-0 dal San Jose Clash nella gara d'esordio di questo campionato a stelle e strisce, che sta davvero riscuotendo dei consensi e delle presenze negli stadi al di là di ogni più rosea previsione. Intanto attendiamo ancora il ritorno delle squadre in campo. Questa è la punizione che ha portato alla 2-0 Batistuta, Ortega, nulla da fare per il portiere Barrero. Sì, il tiro di Batistuta praticamente è impossibile da tenere perché ha un tiro talmente forte che crea problemi a qualsiasi portiere. Qui Barrero ha sbagliato nel voler, probabilmente è rimasto anche sorpreso, anche perché coperto da tutti i giocatori che aveva davanti, avversari e compagni, anziché respingere lateralmente verso
e la linea di fondo, quindi la palla in calcio d'angolo, ribatte come può una palla lì davanti e su questa palla arriva come un razzo Ortega, che rimette mette dentro. Insomma, questo giocatore è molto bravo proprio a braccare le respinte. Stiamo rivedendo ancora il destro di Gabriel Batistuta, la sua conclusione. Barrero si oppone come può, arriva velocissimo Ariel Ortega e firma la sua personale doppietta, il 2-0 per l'Argentina. Mentre attendiamo ancora l'inizio della ripresa, vedete le immagini dello stadio Monumental, 70.000 spettatori a testimonianza del grande entusiasmo per la squadra di Daniel Passarella. Ma possiamo quindi continuare, Ilario, con l'analisi. Naturalmente il festival degli italiani, 5 presenze degli italiani acquisiti in campo, facciamo anche una valutazione, ma mi sembra di poter dire che si stanno comportando tutti molto bene. Zanetti ancora una volta con la sua potenza esplosiva, Sensini e Ayala si sono limitati al contenimento, buone le iniziative di Ciamotto. Sì, la squadra di Passarella praticamente ha giocato con solo 3 giocatori votati alla difesa, che sono Ayala, Sensini e Almeida, che restava prudentemente a proteggere gli inserimenti che facevano i propri compagni, Chamot sulla sinistra e Zanetti sulla destra. E io ripeto che Zanetti, secondo me, ha fatto troppi inserimenti, avrebbe potuto forse farlo meno volte, magari creando maggiore sorpresa, tant'è vero che poi la squadra in alcune occasioni non è stata altrettanto rapida a coprirsi da quella parte. Sulla parte sinistra gli inserimenti a sorpresa di Ramos e di Echeverri hanno creato i presupposti per azioni pericolose e per il gol fatto da Baldiviero, e quindi credo che Passarella dovrà cercare di correggere questi difetti della squadra. Del resto, tra l'altro, quella squadra quando attacca è pericolosissima. A centrocampo c'è praticamente un rombo dove Almeida è il vertice più arretrato, Simeone sulla destra e Morales sulla sinistra, Ortega è il vertice più avanzato e Ortega gioca praticamente alle spalle di Caniggia e Batistuta, che sono le punte. Tanto stiamo vedendo ancora azioni del primo tempo, questo è il 2-1, il cross di Echeverri, respinge la difesa, arriva Baldivieso, il suo destro batte Passetto. Sì, c'è questo inserimento, come dicevo anche poc'anzi, di Echeverri sulla sinistra, che sorprende ancora una volta la difesa dell'Argentina. Il cross di Echeverri è molto bello, e Chamot, anche perché pressato da un avversario, rivediamo il cross, Chamot pressato da un avversario, respinge come può, si butta su questa palla Baldivieso e scarica la palla in rete. Rivediamo il tiro, palla a pelo d'erba, toccata appena da Passé, però gol. E questa è l'esultanza dell'autore del gol, Baldivieso, mentre tardano a tornare in campo le due formazioni. Evidentemente ci deve essere qualche problema. Vediamo ora la terna arbitrale e non capiamo come mai questo ritardo per l'inizio del secondo tempo. Il pubblico sta attendendo il ritorno di queste due formazioni. Argentina e Bolivia, quindi, abbiamo detto, hanno dato vita all'avvio di queste qualificazioni mondiali per il Sud America, ma non è il solo incontro. Ricordiamo anche Colombia-Paraguay, Ecuador-Perù e Venezuela-Uruguay. La novità è che si gioca in contemporanea come giorni in queste qualificazioni mondiali con l'Europa. Infatti, ormai dobbiamo dire, ieri nel vecchio continente si sono disputate 3 partite: Grecia-Slovenia 2-0 per i greci, la Jugoslavia che ha battuto 3-1 le isole Faroe con una doppietta del milanista Savicevic, dunque il ritorno di una formazione sotto il segno della Jugoslavia, e altro successo netto per 3-0 della Macedonia sul Liechtenstein. Mentre, come dicevamo, il Sud America è partito con queste 4 gare, il cui ritorno si giocherà il 2 aprile del 97. L'Argentina nuovamente sul terreno, aspetta il proprio avversario e vediamo Claudio Paul Caniggia. Direi che ci dobbiamo, Ilario, soffermare anche sulla prova, un giudizio naturalmente parziale in questo momento, dell'ex giocatore della Roma, dell'Atalanta, del Verona. È stato fortemente voluto il suo ritorno
nella selezione dopo l'esperienza al mondiale americano. Menem e Maradona i suoi sponsor principali. Alla fine si è piegato Passarella, ma mi sembra che soprattutto stia testimoniando l'ottima condizione psicofisica, una condizione che sta dimostrando in campionato con le recenti prestazioni con il Boca Juniors da quando è arrivato Bilardo dopo un inizio disastroso con alla guida Marzolini. Ma Caniggia come giocatore non si discute, è un giocatore che si è a posto fisicamente, crea imbarazzo e problemi a qualsiasi avversario, e stasera l'abbiamo visto, ha fatto molto movimento, molto determinato. Questo è un giocatore importante perché riesce palla al piede a saltare sempre l'avversario e quindi crea poi problemi alla difesa. Deve uscire il libero o deve uscire un altro giocatore dei centrali e questo praticamente libera gli altri attaccanti da marcature e crea grossi problemi agli avversari. Quindi l'importante secondo me è che Caniggia stia sempre bene fisicamente. Vediamo ora che le telecamere vanno a inquadrare diversi giocatori argentini. Non si capisce come mai la Bolivia non torni sul rettangolo verde. Ecco il portiere Oscar Passet del San Lorenzo Almagro, è solo la terza presenza per lui, anche se ha 30 anni, ha preso il posto di Cristante che aveva giocato la Coppa America come estremo difensore, mentre sentite i fischi dei 70.000 dello stadio Monumental, lo stadio intitolato a Santiago Liberti, uno dei grandi presidenti del River Plate. Infatti questo è l'impianto in cui si esibisce la blasonata formazione. Io vorrei parlare di questa Bolivia che ci fa attendere. Draskovic schiera questa squadra con Barrero in porta, una difesa schierata in linea con Peña, Rimba, Sanchez e Paraba sulla linea difensiva. A centrocampo ci hanno Ramos, Tufino, Baldivieso ed Echeverri, che è l'uomo che più di ogni altro appoggia gli attaccanti, che sono Coimbra e Castillo, che fanno da guastatori, fanno grande movimento. Il gioco per adesso della squadra si è svolto quasi tutto sulla parte sinistra, però quello che magari abbiamo potuto sottolineare è come sia l'8 Tufino e il 9 Baldivieso si buttino a braccare le respinte della difesa avversaria perché in possesso di un buon tiro da fuori area. Infatti due o tre volte il portiere Passet ha corso dei pericoli per tiri da fuori area proprio di questi due giocatori. Intanto vediamo ancora proprio Passet, sta accadendo qualcosa allo stadio di Buenos Aires, vedete in attesa anche Gabriel Batistuta. Non si vede la Bolivia, manca quindi l'avversario per cui non può iniziare il secondo tempo. La regia stacca sulle tribune, questi sono i tifosi boliviani, una Bolivia che in effetti, questo è un dato da sottolineare, mentre i verdi di Dusan Draskovic tornano in campo, una Bolivia che, come dicevamo, non potrà nel corso di queste qualificazioni mondiali beneficiare, cosa che invece ha fatto con lusinghieri risultati, perché è arrivata alla fase finale in America proprio nel 94, sfruttando l'altura, sfruttando dunque le condizioni ambientali migliori per mettere in difficoltà gli avversari. Ma non accadrà in queste qualificazioni per il mondiale francese, in quanto la FIFA non ha accettato la Paz come sede di queste partite proprio per l'altitudine. Finalmente dopo la lunga attesa ci siamo, avete visto in primo piano l'arbitro Miguel Sanchez della Federazione Cilena, pronto per dare il fischio di avvio del secondo tempo. Argentina alla destra dei vostri teleschermi, mentre la Bolivia risponde in completa tenuta verde. Si parte dal 2-1, il gol di Baldivieso al 42esimo ha riaperto il match. Caniggia e Batistuta per il tocco iniziale e quindi ecco che la ripresa può finalmente partire dopo che la Bolivia si è fatta davvero attendere. L'azione subito sulla sinistra, Chamot cerca lo scatto, Chamot guadagna una rimessa laterale il difensore della Lazio nello scambio con Morales. Caniggia, Ortega, salta un primo avversario, il secondo, attenzione, ottimo il pallone per Morales al centro, in difficoltà il portiere Barrero, non interviene Caniggia, dalla parte opposta Sensini,
E questa è stata una bella azione con Morales che ha messo un ottimo pallone davanti alla porta, però nessuno ha aiutato Battistuta. Evidentemente c'erano solo due giocatori, Caniggia e Battistuta, tutte e due, uno sul primo e uno sul secondo palo, ma nessuno ha braccato la respinta del portiere, che è stata ben protetta invece dai difensori boliviani. Dunque Argentina subito pericolosa al primo minuto con l'incursione di Morales, ben servito da Ortega sulla sinistra. Intanto c'è un intervento difettoso di Tufino con la mano, calcio di punizione per la Selección. Primo piano dell'arbitro. La regia ci fa vedere proprio nel dettaglio l'intervento con la mano. Tocco di Ayala per Chamot, libero riceve. In avanti Chamot per Morales, subisce il fallo da parte del capitano Rimba. Già battuto il calcio di punizione. Chamot schierato in posizione di esterno sinistro. E questa la sua abituale collocazione in nazionale, diversa da quella che invece ha scelto per lui Zeman nella Lazio. Tra l'altro lui, come quando arrivò in Italia, giocava addirittura come difensore esterno destro, e poi a Pisa giocò in quella posizione il primo anno, il secondo anno ha giocato a sinistra, però lui è naturalmente un destro. Dopodiché invece Zeman, proprio per dare maggiore equilibrio, maggiore forza alla difesa, era schierato centrale, perché questo è un giocatore che può giocare in tutti i quattro ruoli di difesa. Peña che va a chiudere sullo scatto in posizione regolare di Caniggia, e quindi Argentina che guadagna un corner. Claudio Paul Caniggia, acquistato quest'anno dal Boca Juniors, voluto dal suo grande amico Diego Maradona, dopo una stagione davvero opaca al Benfica. Il corner, Battistuta non è pronto a intervenire, poi il sinistro ribattuto di Simeone libera la retroguardia della Bolivia, ma si prosegue, conclusione di destro direttamente sul fondo da parte di Chamot, che si era accentrato in questa circostanza. Rivediamo il calcio d'angolo, c'è una ghiotta occasione proprio per Simeone, ma che viene ribattuta da Tufino fortunatamente proprio da due passi. Chiaramente è il solito calcio d'angolo studiato a cercare un compagno che spizzica la palla indietro, e la palla resta lì come meglio non poteva, e ora vediamo Sensini salvarsi in calcio d'angolo anticipando il proprio portiere, il passetto, che aveva sbagliato il tempo d'uscita. Un recupero affannoso di Sensini, che si era portato proprio qualche istante fa in avanti nella circostanza che poi aveva visto il sinistro di Simeone ribattuto. Quindi corner per la Bolivia, che sembra più reattiva, non vuole subire passivamente. Corner di Ramiro Castillo, già battuto, poi il tentativo di Rimba, si prosegue con Tufino, il tocco laterale, non riesce a intervenire Ramos, e quindi possibilità di contropiede. Caniggia, attenzione Caniggia per Battistuta, e la palla poi che scivola incredibilmente alle spalle di Barrero, e quindi gol regalato all'Argentina sul numero comunque di Battistuta. Incredibile, l'Argentina si è trovata a giocare una palla 3 contro 1, la palla è finita a Battistuta, che ha controllato benissimo in prima battuta, poi non si è deciso subito a tirare. Ecco, rivediamo Caniggia, Battistuta anticipa, c'è la palla sul sinistro, poi si ferma, perde il tempo, ma arriva Echeverri, lo anticipa e fa la più classica delle autoreti. Stiamo rivedendo ancora al quarto minuto Battistuta. No. Il pallone viene toccato per ultimo da Battistuta, anche se fortunosamente, quindi si può parlare, Ilario, di gol numero 34, con il quale Gabriel Battistuta eguaglia Maradona. Sì, da dietro, dalla ripresa dietro la porta abbiamo visto come Echeverri abbia calciato la palla che ha piccato sul piede di Battistuta e sia finita in rete, quindi gol sicuramente a Battistuta. Una rete rocambolesca che però porta l'Argentina ora in vantaggio nuovamente di due reti, 3-1 sulla Bolivia. Argentina che ha iniziato con il piede sull'acceleratore il secondo tempo, così come ha fatto nella prima frazione di gara. Rivediamo l'assist di Caniggia, Battistuta si incunea molto bene, cerca poi la finta, arriva nel recupero affannoso Echeverri, il pallone sbatte sul sinistro di Battistuta e va in rete alle spalle di Barrero. Sì, clamoroso, non avevo mai visto un gol così. Tra l'altro Battistuta è arrivato molto bene su sta palla, se l'era portata avanti bene,
poi la palla gli si è fermata. E intanto abbiamo visto una conclusione di Baldivieso fuori e poi ecco, diciamo, ha avuto fortuna, un tiro, tiraccio proprio questo molto brutto del centrocampista boliviano, e Batistuta ha avuto molto fortuna in occasione di questo gol, perché il giocatore Echeverri era riuscito a calciare una palla che sarebbe andata sul fondo. Quando siamo giunti quindi al sesto della ripresa, il risultato in favore dell'Argentina adesso è di 3-1. Nestor Sensini, lo scambio con Almeida, il pallone in avanti per Ariel Ortega, riceve sulla sinistra Morales, va via di forza Morales, salta nettamente Rimba, poi su di lui c'è il recupero di Oscar Sanchez, falloso, calcio di punizione per i biancocelesti. Sì, tra l'altro abbiamo visto che Morales aveva anticipato Sanchez, secondo me c'era il fallo in precedenza proprio del giocatore boliviano, qui poteva anche non esserci fallo, però credo che l'arbitro abbia fischiato la somma dei due falli. Rimba che cerca di spronare i suoi, li richiama alla massima attenzione il capitano 29enne di grande esperienza. Ancora inquadrato Miguel Angel Rimba Alvis, giocatore del Bolivar, formazione che dà molti elementi alla nazionale, mentre c'è ancora la punizione pericolosissima di Ariel Ortega, smanacciata dal portiere Barrero. Sì, vediamo questa punizione molto pericolosa, perché sarebbe sicuramente finita in rete se Barrero non fosse riuscito a toccarla. Ci riesce con la punta delle dita e mette tra l'altro fuori tempo anche Batistuta, che sarebbe probabilmente forse arrivato a deviare. Dalla parte opposta il corner, ancora Ortega, la parabola, Ayala in ritardo, poi in area lo scatto di Morales che è costretto a decentrarsi. Morales ancora, due uomini su di lui, cercano di chiuderlo, il tocco finale di Paraba, applausi per il debuttante Hugo Morales dalla nazionale Under 23 che ha guadagnato il passaporto per Atlanta. Dalla bandierina Caniggia, Batistuta centro area, Caniggia, il suo destro allontana Rimba in una zona di campo dove c'è l'anticipo di Nestor Sensini, lo spunto poi da parte di Morales, il colpo di testa ancora di Morales, Simeone in area, contro cross, l'uscita sicura in presa alta di Barrero. Vediamo che ogni palla portata ai 30 metri dalla porta diventa pericolosissima per i boliviani, perché gli argentini sono molto bravi nell'uno contro uno. Il destro di Caniggia che si era procurato una grande chance, applausi per lui. Gli argentini sono molto bravi, palla al piede uno contro uno, riescono sempre a saltare l'avversario. Vediamo adesso questa palla data a Caniggia, il giocatore ha la fortuna che la palla gli resta lì, ma calcia malissimo colpendo la palla sotto e buttandola in curva. E ancora il primo piano meritato per Claudio Paul Caniggia. In effetti devo dire, Lario, che stiamo vedendo un altro giocatore, le prestazioni con la formazione del Boca Juniors gli hanno dato fiducia, 4 gol per Caniggia nel torneo di chiusura con il Boca al primo posto insieme a Lanús ed Estudiantes, ma soprattutto un giocatore trasformato, nuovo, con grinta, con carattere, lontano anni luce dall'atleta svogliato che avevamo visto nel torneo estivo dove giocava anche il Parma in America, la Parmalat Cup, davvero un'ombra, un fantasma, e quindi ha fatto bene, almeno per quello che stiamo vedendo questa notte, Passarella a riconvocarlo dopo che una nazione lo ha spinto verso il CT che era in disaccordo con lui. Sì, ma difatti giustamente il giocatore ha praticamente voluto far vedere che la convocazione la meritava. Questo è un giocatore, ripeto, che se a posto fisicamente può fare la differenza. Ogni volta che parte palla al piede è un pericolo per gli avversari, perché può creare la palla gol oppure può far gol lui. E come nota di cronaca rosa possiamo anche dire che Passarella ha accettato pure i capelli lunghi dopo la storia del famoso taglio. Ma seguiamo la partita, sempre molto avvincente. Ortega per Batistuta, buono lo scambio per Simeone. C'era Caniggia a centro area, si prosegue invece sulla destra il tocco di Ayala per Almeida. Questa volta perde palla il numero 5, ma la riconquista di forza
cerca di andare via. Almeida subisce il fallo di Ramos e quindi calcio di punizione per l'Argentina. Molto determinato anche Almeida, abbiamo visto rubare palla sui 30 metri esterni e poi farsi fare fallo in un punto del campo da cui può nascere sicuramente una punizione molto pericolosa. Vedete prendere le distanze il portiere Barrero. Mentre arrivano anche alcuni difensori dell'Argentina. Il solito Ortega per questo calcio di punizione. La battuta lunga, Sensini non trova il tempo dello stacco. Poi all'indietro Chamot per Almeida che prova il destro. Applausi del pubblico per l'autorità di questo giovane giocatore al debutto. Si sta comportando molto bene nonostante i 22 anni. Sì, abbiamo visto Almeida arrivare sulla palla, tra l'altro l'ha anche controllata, però poi ha tirato malissimo. Ha avuto il tempo di calcolare il tiro e l'ha colpita sotto lo stesso, sicuramente sbagliando grossolanamente. Intanto è pronto Ramos a rimettere in gioco per la Bolivia il suo sinistro lungo nella zona di campo di Echeverri, che non riesce, nonostante la classe indubbia, a creare delle opportunità. Troppo isolato Echeverri. Tentativo di scatto di Coimbra fermato e quindi pallone ancora in fallo laterale. 5 secondi per noi. Gerson ti dà la sicurezza di un alito fresco. Già rimesso in gioco il pallone a beneficio di Paraba. Il tocco di Tufino per Valdivieso. Paraba cambia gioco dalla parte opposta dove c'è Rimba. Fischi del pubblico, il controllo di Valdivieso. Rimba cerca Ramiro Castillo, l'anticipo di Chamot e ancora una rimessa con le mani per il capitano Rimba. Echeverri in questo secondo tempo tiene una posizione molto più avanzata rispetto al primo tempo. Il primo tempo era nettamente il centrocampista più avanzato, ora mi pare che sia l'attaccante. Gioca in coppia ora con Coimbra, mentre è Castillo che si muove di più. Evidentemente Brascovic gli ha dato l'ordine di restare più su per essere più fresco nel momento in cui partire palla al piede. Manovra all'indietro la retroguardia della Bolivia, in avanti Peña, poi Echeverri riesce a dare un pallone a Ramiro Castillo, di forza gli viene sottratta la sfera e quindi contropiede dell'Argentina. Ortega dalla parte opposta, Ortega riesce a girare per Caniggia in ritardo, in decisione, e poi libera la difesa Ramiro Castillo per il disimpegno. Buona comunque la combinazione tra Morales e Ortega, ma si prosegue. Chamot in profondità per Caniggia che questa volta si ferma. Comunque ogni volta che gli argentini vanno a verticalizzare mettono in crisi il dispositivo della squadra di Dusan Drascovic, che vedete inquadrato. Sì, indubbiamente i quattro difensori boliviani sono sempre in difficoltà. Primo perché gli attaccanti argentini fanno molto movimento, secondo proprio perché sono molto abili tecnicamente palla al piede. Ribattuto il destro di Simeone, palla che va direttamente fuori dal rettangolo verde, mentre qualche problema sul collegamento internazionale via satellite. Zanetti per Simeone, il destro con cross da parte del giocatore dell'Atletico Madrid, la palla dalla parte opposta, ma di nuovo segnale che fa le bizze e quindi secondo tempo adesso disturbato, mentre ritorniamo in diretta con Ariel Ortega che non riesce a servire Batistuta, poi Simeone che si inserisce, Ortega al sinistro, forse deviato, conclusione sul fondo, applausi del pubblico, si fa tambureggiante negli ultimi 15 metri, azione dell'Argentina, rivediamo. C'è molta aggressività da parte dei giocatori dell'Argentina, abbiamo visto come Simeone sia stato bravo ad abbraccare e a conquistarsi il pallone, forse poi ha subito anche fallo, però l'arbitro ha lasciato la regola del vantaggio, è finita Ortega che ha concluso praticamente con una deviazione in angolo. Chamotta che si porta sotto misura, poi il destro di Almeida che sbuca alle spalle di tutti, conclusione ancora autoritaria di questo giovane numero 5, centro mediano, protezione della difesa, rivediamo il suo scatto. Sì, vediamo questo calcio d'angolo con palla deviata da Chamot,
e sul secondo palo arriva Almeida e conclude sull'esterno della rete. Eccolo qui Almeida che questa volta smorza di testa, poi Zanetti subisce un fallo da dietro, calcio di punizione decretato dall'arbitro, l'intervento di Tufino su Zanetti e il trattor, in effetti potenza esplosiva per il giocatore interista sulla fascia destra. È la volta di Morales, allarga bene Morales per Caniggia, lo slalom di Caniggia, ottimo il destro soft per Morales, gira dalla parte opposta, c'è il destro di Ortega e respinge come può il portiere Barrero, applausi del pubblico. Mi pare che il terzo gol segnato da Battistuta abbia messo in crisi i giocatori boliviani e vediamo che ogni volta che l'Argentina attacca crea una palagol. Ora è stato Ortega che ha concluso e Barrero si è salvato fortunatamente con i piedi. Dalla bandierina nuovamente Ortega, il colpo di testa di acrobazia di Rimba, allontana, il più lesto ad accorrere Almeida, lo scambio con Ortega, questa volta viene fuori una specie di ibrido con il suo destro, Almeida in pressing su Ramos, commette fallo il giocatore del River Plate, disapprova il pubblico mentre riparte la Bolivia con Valdivieso, allarga il gioco Valdivieso sulla destra per Ramiro Castillo, in ritardo su Chamotto, Battistuta all'indietro per Chamotto, Simeone, poi la volta di Morales, Simeone da Ayala, Simeone, Sensini, Ayala per Simeone, ancora vedete che il terreno è pesante, poi Ortega, l'appoggio riuscito su Battistuta, si gira il centravanti dell'Argentina, prova il destro a lunga gittata ma non trova la porta. Ora mi pare che i giocatori siano un po' stanchi perché non fanno più il pressing del primo tempo, i giocatori, gli avversari quando entrano in possesso di palla hanno più tempo per giocare, non hanno subito gli avversari addosso come succedeva nel primo tempo e quindi praticamente abbiamo visto anche ora come Battistuta abbia avuto il tempo di girarsi e calciare. Non ci sono state ancora sostituzioni mentre siamo giunti al 18° della ripresa, Argentina 3 Bolivia 1, vi stiamo trasmettendo in diretta dallo stadio del River Plate mentre c'è l'incursione di Caniggia, il destro arcinato da Barrero e il pubblico che testimonia l'affetto a Claudio Polcaniggia. Bello il taglio di Caniggia, arriva primo sulla palla però il tiro mi pare che sia deviato dal difensore e la palla finisce dolcemente sulle mani di Barrero. Primo piano per un attimo della regia meritato da parte di Caniggia, ricordiamo la sua esperienza italiana dall'88 al 94, Verona, Atalanta e Roma, le squadre di appartenenza. Prima il River Plate in Argentina, ma seguiamo Eceverri, è troppo solo Eceverri, cerca l'uno contro uno ma lo frena Zanetti, la palla poi viene toccata dall'argentino in fallo laterale, è Marco Eceverri che batte con le mani. La rimessa lunga di testa Coimbra, anticipato da Mon Castillo, attenzione Valdivieso sta per concludere di destro all'ultimo momento, Chamotto allontana, si prosegue con Rimba, trova il varco giusto Rimba in area, Chamotto che ribatte il suo tentativo di cross, pallone sul fondo e quindi corner per la Bolivia che vedremo tra 5 secondi. Di subito perché chi è Lion vince per forza! Siamo ritornati in diretta ai fischi del pubblico, indietreggia il capitano Rimba mentre Eceverri dalla bandierina, il cross Ramiro Castillo allontana Ayala e quindi dalla parte opposta Oscar Sanchez, Valdivieso, Tufino cerca ora la circolazione della palla alla Bolivia, Eceverri, le finte di Eceverri, cerca lo spazio per il traversone, non lo molla Simeone, riconquista palla all'argentino, quindi va via di potenza, buono il lavoro di Simeone, in acrobazia Battistuta, poi il centrocampo boliviano, Tufino,
pallone filtrante, l'anticipo su Coimbra da parte di Ayala, si lotta con accanimento e l'arbitro decide che la rimessa laterale per la Bolivia. Almeida l'ultimo a toccare, con le mani Peña. Ortega si libera molto bene del pallone, contropiede con Caniggia, si apre il campo Caniggia, attende l'arrivo di Zanetti, puntuale l'affondo di Zanetti, Ramos su di lui, il tocco di Zanetti, il pallone di ritorno con finezza da parte di Caniggia, poi Zanetti per la acrobazia da parte di Batistuta che meritava il gol. Molto bella l'azione dell'Argentina, e la squadra ha aspettato che si inserisse Zanetti, la palla gli è stata data puntualmente, bella la palla di Zanetti per Batistuta, rovesciata e palla fuori d'un soffio, molto bello. Gran numero e vedete in primo piano Gabriel Omar Batistuta, il centravanti della Fiorentina, che ha segnato in maniera rocambolesca il suo 34esimo gol con la maglia della Selezione, eguagliando Maradona, e adesso avrebbe meritato la doppietta con questa forbice davvero splendida. Batistuta, che a Firenze ormai è da 5 stagioni e che nel campionato attuale per il momento è a quota 18 reti. Intanto senza esito la conclusione velleitaria di Oscar Sanchez, stiamo rivedendo il suo destro, ha cercato l'angolo alto alla sinistra di Passet. Argentina che comunque Ilario ogni volta che affonda dà in effetti la sensazione quasi fisica di una grande potenza devastante che mette in crisi, in tilt il dispositivo di difesa della Bolivia. Sì, tra l'altro la Bolivia dà l'impressione di essere molto più pericolosa, molto più abile quando attacca e in difficoltà chiaramente quando si difende, un po' perché l'Argentina stasera è molto determinata e mi pare che tutti i giocatori stiano bene fisicamente e si comportino, trovino proprio i tempi giusti negli inserimenti, tengono le distanze giuste e quindi mettono in seria crisi tutta la difesa della Bolivia, ma credo che metterebbero, così come sono espressi stasera, in difficoltà qualsiasi difesa. Intanto non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, si prosegue con gli stessi 22 mentre c'è l'intervento di Ayala su Coimbra, lanciato in velocità, giusta la decisione dell'arbitro, calcio di punizione per questo intervento del napoletano Ayala, Roberto Ayala, 23 anni, di Paraná, ha esordito nel nostro campionato in Bari-Napoli 1-1, in precedenza aveva giocato in Argentina nel Ferrocarril e nel River Plate. Ma seguiamo ora la possibilità di Batistuta per andare in contropiede, Caniggia ricevuto da Batistuta, cerca il passaggio di ritorno, smorzato Zanetti in pressing, sta per complicarsi la vita Paraba, poi il disimpegno, Echeverri allarga il campo, Echeverri per Coimbra, Ramos, Echeverri e il Diablo, giocatore di grande classe, ricordiamo la sua espulsione lampo all'ultimo mondiale nel 94 in Germania-Bolivia, persa per 1-0. Caniggia sulla sinistra, sempre nel vivo dell'azione, Ortega fermato in scivolata da Oscar Sanchez, Ramiro Castillo, poi la volta di Valdivieso, corto il passaggio per Echeverri e quindi sulla destra Batistuta, grande voglia di correre da parte degli argentini, è così che vuole la propria nazionale. Passarella allontana Sanchez, pallone direttamente in fallo laterale, pausa per noi. GT Auto Alarm, la sicurezza blindata. Effettuata la rimessa in gioco, Almeida, sempre molto razionale nelle proprie giocate, grande senso geometrico. Ortega per Chamot, non riesce il controllo a Morales, ne approfitta Ramiro Castillo, poi Coimbra guadagna una rimessa per la Bolivia e vedete con il numero 7 sulle spalle questo giocatore Coimbra,
mentre ora si prova dalla parte opposta. C'è il controllo in acrobazia di Simeone. Ortega, buono il pallone per Battistuta, al limite Battistuta, il controllo sul destro, non riesce a servire Caniggia, questa volta Battistuta ha perso l'attimo giusto. Sì, io credo anche però, perché c'è il campo molto pesante, proprio in quella zona del campo dove si è trovato Battistuta, palla al piede, mi è sembrato che la palla si sia fermata, diciamo, è un campo con delle zolle, quindi magari il pallone rimbalza in maniera non regolare. A terra Morales, è stato fermato al momento dello scatto verso l'area di rigore, quindi calcio di punizione per l'Argentina, mentre Barrero dà le disposizioni. Ancora a terra Morales, rivediamo il pallone di Battistuta ed è il capitano Rimba che va a sbarrargli la strada. Posizione favorevole Ilario per questo calcio di punizione, e vedremo se sarà in effetti, come sembra, Battistuta a incaricarsi dell'esecuzione. Qui Battistuta potrebbe tirare direttamente sopra la barriera, come gli abbiamo visto far gol anche nel campionato italiano, mi pare contro il Napoli. C'è Sensini anche nella barriera, il destro di Battistuta centrale, nessun problema per Barrera. E aveva superato la barriera molto bene, solo che il tiro è stato centrale, quindi è stato facile per Barrero parare. Non ha preso la traiettoria giusta, la sfera, non c'è stato l'effetto desiderato e quindi si riparte con questo nulla di fatto, mentre Ramos trascina il pallone fuori dal campo. Ed eccolo qui Gabriel Battistuta, che qualche minuto fa ha deliziato la platea su invito di Zanetti con una bellissima sforbiciata. Ayala all'indietro per Nestor Sensini, sale alto l'incitamento del pubblico allo stadio Monumental di Buenos Aires, l'impianto del River Plate. Sensini, Ramos, dalla parte opposta Rimba, controllo del capitano, lo scambio con Echeverri, nuovamente Rimba, Tufino, chiuso da due uomini, approfitta Ortega. Ortega, bellissimo slalom, pallone per Caniggia, il destro di Caniggia che si spegne sul fondo, grande combinazione Ortega-Caniggia. Grande giocata di Ortega, che tra l'altro poteva dare la palla anche sulla destra a Battistuta, invece ha cercato Caniggia e il portiere Barrero ha chiuso lo specchio, che Caniggia ha voluto piazzare la palla sul palo lungo e ha sbagliato. Mentre vediamo pronto un altro dei senatori dell'Argentina, Abel Balbo, l'attaccante romanista che proprio per Caniggia è stato sacrificato in panchina e adesso entra al posto del giocatore del Boca Juniors. Standing ovation per lui, un vero tributo di applausi. Mentre però Caniggia rimane ancora in campo e vedete che prova ancora un ennesimo scatto, giocatore rigenerato, il sinistro a cercare Ortega in ritardo, ancora applausi del pubblico, si prosegue. Balbo a bordo campo, avanza Rimba per la Bolivia, sbagliato completamente il lancio su Coimbra. L'Argentina ora che può disporre dell'avversario a proprio piacimento. Caniggia cerca Battistuta, l'anticipo di testa di Sanchez. Echeverri, ci avviciniamo alla mezz'ora, Argentina 3 Bolivia 1, esordio delle qualificazioni mondiali per la squadra di Passarella, gara che vi stiamo trasmettendo in diretta ed ecco il cambio annunciato. Caniggia alla mezz'ora della ripresa lascia il terreno, ottima prestazione la sua al ritorno in campo dopo due anni di assenza, naturalmente la regia indugia su di lui. Entra ora Abel Balbo, l'attaccante romanista, per disputare gli ultimi 15 minuti e diventa il partner di Battistuta. Abel Balbo che sta vivendo uno strepitoso periodo di forma, problemi per lui. Vedremo ora cosa riuscirà a fare Balbo in questo restante quarto d'ora. Simeone, si fa vedere Ortega, Simeone prova da solo, limite dell'area, Simeone salta al terzo avversario, Balbo conclusione destra ribattuta, grande slalom di Diego Pablo Simeone. Sì, si è intestardito a tenere palla, gli sono andati bene due, tre dribbling infatti proprio all'ultimo momento, quando forse era meglio che prendesse la decisione di tirare subito, di passarla prima.
Vediamo che Ortega va a battere il corner, ma c'è un cartellino giallo da parte dell'arbitro, probabilmente a Rimba, il capitano. Dalla bandierina Ortega, ribattuto il suo traversone, prova il destro sporco Simeone, Balbo non riesce a passare e quindi poi il disimpegno della Bolivia. Possibilità di contropiede, sbaglia tutto Sanchez, Ayala per Almeida. Una sola sostituzione, quindi, come detto, è entrato Abel Balbo al posto di Caniggia e quindi Balbo con il numero 18 che disputa questi sgoccioli di gara. Siamo al 32esimo, due gol di vantaggio per l'Argentina. Echeverri non riesce a passare ma guadagna sull'intervento di Chamotto una rimessa laterale, è pronto Rimba il capitano per batterla. Miguel Angel Rimba Alvis, 29enne del Bolivar. Mentre vediamo inquadrato in primo piano l'arbitro Sanchez perché c'è un cambio, quindi primo avvicendamento anche per i boliviani. Il tecnico Dusan Draskovic richiama con il numero 7 Coimbra e al suo posto inserisce un altro attaccante, Paniagua, con il numero 15. Impostazione dei boliviani da dietro con Peña, lo scambio con Oscar Sanchez, ancora Peña, allarga il gioco sulla destra, si sgancia ora Sanchez, c'è l'intervento falloso secondo l'arbitro di Chamot su Echeverri. E vedete la mimica eloquente del direttore di gara. Calcio di punizione per i verdi di Draskovic. Il sinistro del Diablo a cercare Valdivieso, l'anticipo netto di Nestor Sensini. Poi Ramos, tentativo di pressing di Zanetti. Balbo viene saltato. Peña, posizione centrale. La palla per Rimba. Sbaglia tutto il capitano e quindi ancora l'Argentina con Batistuta che apre il campo per Balbo. Abel Balbo contro Paraba. Batistuta chiuso al limite dell'area da Paraba, si prosegue Balbo, il colpo di tacco in ritardo Ortega e poi la chiusura con grande decisione di Almeida. Buona la sua prestazione, primo piano per Abel Balbo. I giocatori sono ancora molto determinati, molto aggressivi, tanto vediamo che c'è un altro cambio, sta uscendo Echeverri. Berti Suarez al posto di Echeverri e quindi entra il compagno di squadra Juan Berti Suarez Capobianco, giocatore che milita proprio con Echeverri negli Stati Uniti, nella Major League Soccer, nel DC United, squadra di Washington. Vediamo intanto che c'è un nuovo movimento sulla panchina con il numero 18 Castillo al posto di Ramos, quindi tre sostituzioni per la squadra boliviana. Vedremo cosa comporteranno sul piano tattico, ma ora non sembra esserci concorrenza per l'Argentina, la squadra di Passarella sta per portare a termine questo primo impegno delle qualificazioni mondiali con grande merito, direi, Ilario. Sì, ora tra l'altro vediamo che la Bolivia ha in campo i due Castillo, il numero 11 e il numero 18, quindi saremo costretti a chiamarli
spesso in causa. Intanto è Batistuta che prova sulla destra del cross, Ariel Ortega anticipato nettamente dal portiere Barrero. Come dicevi Ilario, il nuovo entrato è Ivan Castiglio, mentre era già in campo dal primo minuto Ramiro Castiglio. Ayala sbaglia completamente il lancio, palla che si perde lateralmente, pausa per noi. Pirelli P6000, controllo assoluto. Sta per rimettere in gioco il capitano boliviano Rimba. 9 minuti al termine, Argentina 3, Bolivia 1 nella gara d'esordio delle qualificazioni per Francia 98. Impegno interno per l'Argentina di Daniel Passarella, che sarà chiamata poi il 2 di giugno in trasferta con l'Ecuador, mentre per la Bolivia se ne riparlerà più avanti il 7 di luglio in casa con il Venezuela. Chamot, il tocco è di Almeida. Applausi per il pubblico che ha gradito questa prestazione dell'Argentina. Il lancio per Balbo, la chiusura su di lui di Oscar Sanchez. Arriva Chamot per la rimessa con le mani, effettuata dal giocatore laziale per Balbo. Una sorta di derby, il passaggio di torno di Balbo per Chamot, il cross, Batistuta ruba letteralmente il tempo a Paraba ma non trova la porta, si prosegue con Simeone, arriva su di lui Ivan Castillo, tocca lateralmente, quindi la rimessa ancora per gli argentini. Ben giocata questa palla sulla sinistra dagli argentini, e grande movimento di Balbo che ha conquistato una palla quasi sul fondo, colpo di tacco per Chamot, grande cross e colpo di testa di Batistuta, veramente un'azione da manuale. Intanto Simeone, la rovesciata, c'è Balbo, arriva anche Batistuta, l'uscita di Barrero e poi la traversa a porta vuota colpita da Morales, occasione per il 4-1. Morales ha avuto una palla clamorosa, lui ha piazzato la palla nell'angolo ma ha sbagliato proprio completamente, perché prendere la traversa da lì è come sbagliare un calcio di rigore. Aveva la palla a terra, una palla molto facile, arrivava anche coordinato, quindi avrebbe dovuto sicuramente fare gol. Comunque l'area, da quello che stiamo vedendo, il terreno deve essere divenuto col passare dei minuti davvero pesante, dunque non alleato ma al contrario un elemento in più di disturbo. In avanti la Bolivia con lo scatto di Ivan Castillo, si ferma, cerca e trova la collaborazione in Peña. In avanti il pallone di Paniagua, in profondità Valdivieso mette al centro, l'uscita del portiere Passet che va a rubare letteralmente il tempo a Berti Suarez. Anche questa è una palla giocata dalla Bolivia molto bene, cioè conferma quello che abbiamo detto anche durante la trasmissione, la Bolivia è molto più brava quando attacca che quando si difende, infatti quando attaccano, attaccano con 6-7 giocatori e sono sempre mai quanto pericolosi. Chamot, lo scambio con Ayala, il tocco del giocatore del Napoli per Almeida, non ha mai sguarnito la retroguardia Almeida, giovanissimo, chiude bene questa volta Oscar Sanchez. Valdivieso, il controllo di Ramiro Castillo, perde palla Rimba, Balbo, attenzione Balbo al limite, viene fermato da Paraba, c'era la possibilità per battere la rete, quindi ora il contropiede boliviano con Valdivieso. Resta Paniagua, poi Ramiro Castillo,
Valdivieso. Cambia il gioco dalla parte opposta per Ivan Castigio. Sensini esce di forza, il giocatore del Parma, dalla propria area, poi Ariel Ortega che ha ancora grandi energie da spendere. Ortega cerca Valbo, Battistuta, arriva Sensini in area, cercano Gloria, ora i giocatori di passerella, Battistuta prova il numero, attenzione, si salva all'ultimo sulla carambola il portiere Barrero. Altra occasione da gol per l'Argentina, vediamo come Sensini cerca Battistuta, stop di petto, il tiro viene deviato, la palla viene salvata in estremis proprio da Barrero. Molto bravo comunque Battistuta nel controllo aereo e direi altrettanto abile Ilario Barrero a recuperare il tempo per andare nella direzione opposta mentre viene richiamato Gabriel Battistuta, gli applausi sono tutti per lui. Al 42esimo lascia il posto al numero 17 Lopez Gabriel Battistuta, il corner già effettuato. Claudio Lopez quindi un attaccante del Racing al posto di Battistuta per i restanti 3 minuti. Tra l'altro il fatto che dicevi anche tu poc'anzi del terreno che si è appesantito e che rende problematico lo scorrere di palla, proprio viene a conferma di ciò, vediamo che spesso quando gli attaccanti dell'Argentina arrivano vicino all'area di rigore alzano la palla, non la giocano a terra, proprio per essere più sicuri che la palla arrivi regolarmente al compagno. Lancio di Zanetti, lo scatto da parte del nuovo entrato Claudio Lopez, tandem d'attacco quindi nuovo formato da Balbo e Lopez, fuori Caniggia e Battistuta mentre prova Paniagua, il pallone per Tufino, Rimba mette in mezzo, Rimba cerca lo scatto da parte di Berti Suarez, pallone che termina alle spalle di Passet mentre ci avviamo alla conclusione. L'Argentina quindi che ha legittimato il risultato con ottime azioni, poteva realizzare anche il quarto gol ma non è stato preciso al punto giusto Morales, ma direi Ilario che si può già parlare di esordio convincente al di là di un avversario che è sembrato fragile in difesa, ma l'Argentina anche se a tratti ci è piaciuta per la grinta, per il pressing anche alto a volte, e direi che ha dimostrato di avere tutte le credenziali per un cammino verso il Mondiale 98 autoritario. Sì, la squadra si è dimostrata molto decisa, molto determinata, aggressiva, convinta di poter mettere sotto un avversario tecnicamente inferiore e praticamente in attacco è stata inarrestabile, ha creato sempre problemi, ha creato tante palle gol e c'è da vedere come si comporterà questa squadra quando sarà aggredita, attaccata da squadre tecnicamente molto più forti della Bolivia. Seguiamo ora il contropiede da parte di Claudio Lopez che viene fermato, c'è il fallo laterale, pausa per noi. Ci avviamo alla conclusione di questa telecronaca che vi abbiamo proposto in diretta da Buenos Aires, dallo stadio Monumental, per l'esordio dell'Argentina, possiamo dire questa sera, del ritrovato Claudio Paul Caniggia. Gara piacevole, con molto ritmo e vedete che è stata apprezzata dal pubblico. Gli applausi sottolineano proprio lo spettacolo gradito dai 70.000 di Buenos Aires. Attenzione, Morales in area, pallone sul destro, allarga molto bene dalla parte opposta per Almeida, i due debuttanti, il cross poi per Balbo che viene anticipato, Simeone prova la conclusione direttamente verso la porta, è stanco e non trova il bersaglio grosso. Abbiamo visto come è nata questa azione, Zanetti ha dato una palla a Morales e poi da destra è venuto tutto sulla sinistra per cercare una sovrapposizione, ha portato via l'uomo, Morales si è inserito, incuneato centralmente e ne è uscita una palla gol. Buona anche la prova di Xavier
Zanetti, l'interista che ancora una volta dimostra la sua forza davvero esplosiva, dilagante. Prova ora Dimba sulla destra, l'affondo del capitano Morales in ripiegamento su di lui, arriva anche Chamot. I boliviani chiedono il fallo laterale, è di diverso avviso l'arbitro, la rimessa già effettuata, quindi Passette che scambia con Chamot. Siamo già un minuto oltre il 90esimo, Argentina 3 Bolivia 1. Si attende il fischio di chiusura del direttore di gara mentre c'è il fuorigioco di Abel Balbo sul terreno verde solo per gli ultimi 15 minuti al posto di Caniggia. Valdivieso, Paraba, Tufino, Valdivieso, tentativo di pressing di Balbo, Rimba, Tufino, il lancio dalla parte opposta, il controllo di Ivan Castillo, quella volta Roberto Suarez cerca lo scatto ma non riesce a controllare il pallone, quindi la rimessa è dell'Argentina. La regia ora va a inquadrare il direttore di gara che verosimilmente fra qualche istante fischierà la chiusura di questo incontro. Sono 92 minuti di gioco. Chamot ha scambiato con Almeida, il suggerimento in avanti da parte di Chamot, ma in questo istante l'arbitro decreta la fine dell'ostilità. Vedete Dusan Draskovic, il montenegrino che guida da 6 mesi la Bolivia, non c'è stato molto da fare per la sua squadra, orfana lo ricordiamo anche di Ervin Sanchez, mentre questi è Daniel Passarella, giustamente soddisfatto. Le conclusioni Ilario Castagnero al termine di questa nottata in cui però l'Argentina non ci ha deluso. No, c'è da dire che Draskovic non poteva pretendere di venire a vincere in Argentina, e la sua squadra ha lottato, ha dimostrato pregi e difetti, tra l'altro molti più difetti che pregi stasera, però ecco, contro l'Argentina determinata di questa sera secondo me c'era poco da fare. Ci ha colpito soprattutto la caparbietà, l'aggressività, la carica agonistica, la voglia di vincere della squadra di Passarella, che praticamente ha fatto sua la partita nei primi 20 minuti. Intanto l'applauso raccolto dai giocatori dell'Argentina, buona direi in linea generale la prova di tutti gli italiani presenti questa sera. Battistuta al gol numero 34, vi ricordo lo score, le reti di Ortega, doppietta nel primo tempo, Valdivieso per la Bolivia e poi il 3-1 finale di Battistuta al quarto della ripresa. Su queste immagini noi ci congediamo ringraziandovi per l'attenzione, salutando anche gli amici di Video Music che hanno seguito la partita in replica. Da parte di Francesco Izzi e Ilario Castagnier, la più cordiale buonasera e a risentirci alle prossime occasioni. Argentina-Bolivia, in collaborazione con Vigorsol, ti dà la sicurezza di un alito fresco.